Bene, direi che siamo finalmente in live. So che ci aspettavate dai commenti, quindi bentornati su Parresia. Dunque, nella puntata di stasera parleremo di guerra in Vietnam, ma non quella che tutti voi che siete qui, insomma, ad ascoltarci, vi attendereste. Si parlerà infatti di episodi poco noti, alcuni, ovviamente perché questa guerra ne è costellata, che si sono svolti appunto durante questo conflitto, e ce ne parlerà riguardo il nostro ospite, che è un caro amico in questo momento, perché insomma è entrato da qualche mese anche all'interno degli addetti ai lavori, e il nostro ospite, che io ringrazio molto anche per il tempo dedicatoci, cioè Alessandro Giorgi. Quindi buonasera Alessandro, grazie davvero. Buonasera, ciao Luca, grazie a te, buonasera a tutti. Alessandro, ascoltami, prima cosa, intanto, dato che è la prima volta che sei qui sul mio canale, ma potete recuperare una live dove sei ospite da Mirko, Ah sì. Esatto. quindi andate a vedere, dove si parla di guerra fredda, se non ricordo male. Bene, chi sei? A questo punto ti chiedo, ma specialmente di cosa andremo a parlare in via proprio specifica. Quindi a te, la parola, e se vuoi io poi, mi dai tu il segnale, metto le slide e agevolo. Va bene, ancora buonasera. Sono, come vedete, sotto si direbbe in termini radiotelevisivi, nel sottopancia, storico militare, ma in realtà io sono un manager, uno che ha una formazione economica, che ha seguito una carriera manageriale, ma ha sempre perseguito in parallelo l'attività di storico militare, sia a livello di ricerca che a livello di pubblicazione. I temi dove ho concentrato la mia attenzione, che sono stati oggetto delle mie pubblicazioni a livello di articoli, libri e di conferenze, Seconda Guerra Mondiale, Vietnam, di cui parleremo stasera, le operazioni clandestine nella prima fase della Guerra Fredda e gli impegni militari dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il Vietnam, ogni guerra è a suo modo un melting pot. Il Vietnam in particolare lo è stato per tutta una serie di motivi endogeni ed esogeni. Stasera vedremo delle storie che sono molto poco note, e per questo straordinariamente affascinanti. Luca, se vuoi procedere. Agevolo. Ma innanzitutto, scusate, io faccio un saluto al caro amico Marco Bognardi, che Ah, giustamente ciao è in Marco. tema, quindi good morning, Vietnam. Prego, scusami, Alessandro, vai. No, no, figurati. Queste storie poco conosciute o dimenticate, sono relative appunto in buona parte a protagonisti non vietnamiti. Noi siamo abituati a pensare il Vietnam per la filmografia che ci è stata tramandata fino adesso come soprattutto americani da una parte e Viet Cong o nordvietnamiti che dir si voglia dall'altra. In realtà, sia a livello ufficiale, come con l'intervento dei coreani o dei cinesi al nord, sia a livello non ufficiale, come vedremo stasera tra norvegesi, taiwanesi, nordcoreani, eccetera, c'è stata una pletora di interventi e di avventure. A livello proprio di 007 o diciamo, storie a livello di cappa e spada. In questo senso, come dicevamo prima, parlando prima della live fra me e Luca, i file desecretati della CIA sono una miniera d'oro. Il fatto che negli Stati Uniti i file vengano desecretati dopo 25 anni dà parecchi strumenti ai ricercatori o agli appassionati per le loro ricerche. Si vede in qualche caso lo sbianchettamento dove c'è il Dipartimento di Stato o il Pentagono che dicono, come dire, guarda, almeno questo nome tienilo ancora sotto nascosto perché potrebbe causarci imbarazzo. Quello che succede a volte è che nelle note a piè di pagina, quello che è stato cancellato nel testo principale sotto viene riportato, quindi uno viene a saperlo lo stesso, però queste sono cose Ma curiose che ogni tanto capitano. perché semplicemente, guarda, le note a piè di pagina non le legge quasi nessuno. E quindi a quel punto Esatto, dicono, vabbè, sai cosa? Non ho voglia di leggere. Il problema è che ci sono la maggioranza delle informazioni a volte lì. E quindi è normale, diciamo così. Tra parentesi aggiungo una cosa interessante, appunto, che loro dopo 25 anni desecretino questi documenti, tra parentesi documenti che hanno appunto un certo segreto,
segreto inteso anche come privato, cioè anche quasi in accezione, diciamo, un po' medievale, cosa che invece qui, quando si tratta di determinati documenti che hanno una certa valenza e importanza come segreto di Stato e quant'altro, ce ne vogliono almeno un secolo per desecretare tutto questo, mentre invece, insomma, tutta la documentazione di vari enti, voglio dire, che poi viene travasato, diciamo, meglio, usiamo dei termini un po' più scientifici e specifici, versati proprio negli archivi storici, si passa almeno a 40 anni, se non ricordo male. Cioè, ci vogliono almeno 40 anni prima che, appunto, la vita, diciamo, del documento passi da un documento che effettivamente serve in quel momento per l'ente a un documento storico poi di fatto all'interno di un determinato archivio. Io a questo punto, scusate se ho aperto e chiuso questa parentesi, Alessandro continua pure. Quindi vedremo come queste circostanze e la possibilità di avere contatti con alcuni dei protagonisti di queste storie abbia reso possibile riportare a galla avvenimenti che per qualsiasi motivo imbarazzi ancora oggi, a noi sembra strano, ma è così, da una parte e dall'altra dell'Atlantico, o il fatto che queste storie si siano in buona parte concluse in modo molto infelice, per cui non ci siano vittorie da celebrare, insomma, per tutta una serie di motivi sono state dimenticate o sepolte. Tirarle fuori è stato uno degli stimoli che ho avuto. Vai pure avanti, che cominciamo. Ecco. Questa sera, tempo permettendo, perché vabbè, ci potrà essere magari un livello di dettaglio maggiore o minore, si parlerà di Viking in Vietnam, cioè i marinai norvegesi ingaggiati dalla CIA per delle rischiose missioni clandestine sulle coste del Nord Vietnam, i padri combattenti, cioè il fenomeno dei sacerdoti cattolici militanti che organizzavano la resistenza armata anti-Viet Cong tra i propri parrocchiani, guidandoli sia come parroci che guidandoli a volte proprio sul campo, un fenomeno che a noi può sembrare strano, l'avremmo potuto, se la cosa fosse non il dramma che fu, avremmo potuto intitolarlo Don Camillo in Vietnam, per intenderci. La guerra dell'oppio, cioè un episodio del tutto particolare che è successo nell'ambito del conflitto nel sud-est asiatico, al confine fra la Thailandia e il Laos, dove il commercio della droga si intersecava alla grande con gli avvenimenti politici e militari, perché era un tipo di mercato, un tipo di commercio che preesisteva alla guerra e continuò praticamente fin quasi alla fine, e ad eccezione del Vietnam, dopo un po' di anni sparì, ma fuori dal Vietnam questa cosa, il triangolo d'oro, lo conoscono tutti, per cui fa parte della realtà, dell'eredità socioculturale di quelle terre, che per fortuna in parte è andato scemando, in parte purtroppo no. La guerra dell'oppio fu un episodio particolare per il modo in cui si sviluppò. E poi appunto qualche altro particolare, come in particolare la presenza coreana, i sudcoreani in appoggio al Sud Vietnam e affiancandosi agli Stati Uniti schierarono un intero corpo d'armata, furono tra gli alleati non americani quelli che diedero il contributo più sostanzioso, con quasi 50.000 uomini schierati in contemporanea, due divisioni di fanteria e una brigata di Marines, mentre al nord ci fu il gruppo Z, dei piloti da caccia nordcoreani schierati a fianco della caccia nordvietnamita. E poi i taiwanesi, in appoggio al sud, in operazioni nella maggior parte dei casi assolutamente coperte, cioè segrete, e i cino-comunisti al nord, che diedero invece un contributo numericamente molto, molto pesante, sollevando da tutti i lavori di retrovia i nordvietnamiti, riservando appunto i nordvietnamiti al macello della prima linea, mentre i cinesi armavano molte delle batterie contraeree nordvietnamite e facevano lavori campali del genio di retrovia, sollevando da questa incombenza i militari nordvietnamiti. Poi appunto i montagnard laotiani, l'incidente del Tonchino, l'operazione Phoenix, diciamo sono cose dove poi appunto
Luca deciderà se e quanto tempo dedicare a tutti questi aspetti che hanno ognuno di questi, come molti altri, delle caratteristiche estremamente affascinanti per le circostanze particolari in cui si sono sviluppati. Possiamo pure procedere. Ecco, la mappa generale del sud-est asiatico può esservi utile per capire quale fosse il raggio d'azione di tutte le forze coinvolte. Vedete forse il Butterworth in Malesia, era dove c'era la sede della 28ª Brigata del Commonwealth, da dove partivano le compagnie di fanteria neozelandesi, per esempio. L'artiglieria neozelandese in Vietnam partiva dalla madre patria, ma le compagnie di fanteria partivano da Butterworth. Le Filippine, i ricognitori strategici U2 che partivano da Kubi Point, pilotati da piloti taiwanesi, partivano da Kubi Point nella baia di Manila. Guam era la sede dei B-52 americani. Cadena, sull'isola di Okinawa, era la base da cui gli americani rischieravano i loro caccia in territorio nordvietnamita o thailandese. E l'isola di Hainan fu involontariamente teatro di molti episodi, perché c'erano sconfinamenti aerei in buona parte non voluti. Taiwan poi non ne parliamo, con queste cose a cui faremo cenno più tardi, da lì poi partivano piloti e aerei taiwanesi per missioni speciali e particolari rischierati in Thailandia o in Sud Vietnam, o missioni di sbarco in Nord Vietnam, mirate però alle infiltrazioni nella Cina comunista al nord. I commandos taiwanesi sbarcavano nell'estremo nord per reinfiltrarsi in Cina e lì tentare di costituire dei movimenti di resistenza cino-nazionalista. Per cui vedete come questa guerra in realtà interessò un teatro vastissimo. Una delle cose che mi sono ripromesso nei libri che ho scritto è stata quella di mettere in evidenza come gran parte delle operazioni fino al 70 si fossero svolte in realtà in Laos e dopo il 70 in buona parte in Cambogia. Andiamo pure avanti. Al mosaico etnico-linguistico indocinese. È una cosa da perderci la testa o da rimanere affascinati, perché tra realtà cinesi, i famosi montagnardi, in particolare laotiani, ma non solo, la lotta per la loro autonomia, che lotta fino ad ora perdente comunque, e con tutte le minoranze etniche e religiose che si sono incrociate in quella stanziate in quell'area, è un puzzle di difficilissima comprensione, ma che a sua volta spiega tante cose. Molte sette religiose avevano proprie formazioni armate, come i grandi proprietari di piantagioni di caucciù o di zucchero, avevano proprie milizie private a difesa delle proprie proprietà. E quindi sia un discorso culturale che etnico che politico, con queste comunità o entità abituate a difendere i propri interessi, se necessario, con le armi in pugno. Andiamo pure avanti. Ok, qua è praticamente quello che ho spiegato prima. I miei studi sul Vietnam, quella che i vietnamiti definiscono la fase americana, naturalmente, non la guerra contro l'occupazione coloniale francese, l'occupazione giapponese del 45, o la fase successiva, cioè la guerra fra il Vietnam e la Cina, e la guerra tra il Vietnam e il regime dei Khmer Rossi in Cambogia. È proprio concentrato sulla fase americana per riportare in giusta luce se vogliamo dire il contributo, se vogliamo dire il sacrificio di entità coinvolte nel conflitto e ingiustamente dimenticate, perché c'è sempre stato solo rappresentato il dualismo americani-nordvietnamiti, e anche, non ultimo, riportare nella giusta visione il grande dimenticato di questo conflitto, ingiustamente dimenticato, che è l'esercito sud-vietnamita. Andiamo pure oltre.
Ecco, come vedete, questi tre sono molto diversi fra loro, i libri che ho pubblicato fino adesso sul Vietnam. Uno, è quello a sinistra, è proprio il reference book, la cronaca della guerra del Vietnam dal 61 al 75, giorno per giorno, con gli avvenimenti, le unità militari, i comandanti, e tutte poi le statistiche, l'ordine di battaglia, i comandanti unità per unità, eccetera. È stato un lavoro enorme. E dovrebbe uscire, spero, quest'anno, ma i tempi delle case editrici sono sempre dei punti di domanda, la versione in inglese. Quello in centro è proprio invece quello che mi ha aperto il mercato nordamericano. La Schiffer sta facendo uscire proprio in questi giorni Vikings in Vietnam, che è il libro sui mercenari norvegesi, questi marinai norvegesi ingaggiati dalla CIA. È una storia così esotica, così inverosimile, che è un'idea del tutto mia. Ci ho voluto tirar fuori un fumetto, Viking in Vietnam. Ho sempre avuto in mente la storia di Corto Maltese, dove Ugo Pratt ha fatto sempre un ottimo lavoro di inquadramento storico e ambientale, ma le storie erano di fantasia. Invece in questo caso la differenza è che la storia era vera. Mi sono sempre detto che sarà un'idea forse non corretta, ma ho sempre avuto la sensazione che in Italia storia, dopo matematica, sia la materia più odiata dallo studente italiano medio. Per cui... Purtroppo devo confermare, essendo un Ernamo. No. Comunque aggiungo, scusami sì. Alessandro, che vai, vai. Dico per chi ci sta ascoltando, in descrizione trovate i link a questi libri. Magari Vikings in Vietnam direttamente no, perché insomma già mercato americano, però se volete cercatelo pure, mentre invece gli altri due sì, sono riuscito certo. Appunto a trovarli. E sempre riguardo la questione del fatto che matematica e storia siano le materie qua praticamente più odiate, beh, conferma anche Lorenzo, che è insegnante anche lui, quindi figuriamoci, siamo messi proprio benissimo. Per cui mi sono detto, se riesco tramite un linguaggio che al giovanissimo piace, cioè il fumetto, a contrabbandargli in quel modo una storia vera, volontariamente o involontariamente facciamo un'operazione culturale, cioè lo metto al corrente di storia e contesto storico vero in un modo per lui accattivante. Se gli mettessi davanti il tomo di 1000 pagine, quello giustamente lo mette in un cassetto, non lo apre nemmeno. Vedremo un po' se l'operazione andrà a buon fine. Ci ho messo un paio d'anni a trovare un disegnatore che mi piacesse e vedremo un po'. Nell'edizione fumetto... Scusami, vai, finisci, perdonami. Nell'edizione fumetto la casa editrice ha insistito, e io di fronte all'editore Minchino dice no, proprio nel fumetto dobbiamo usare dei nomi fittizi, perché hai visto mai che questi si arrabbiassero o gli eredi si arrabbiassero per essere rappresentati in quel modo? Io ho detto guarda che questi lo sanno che sto lavorando in questo senso su di loro. Due su tre di questi sono ancora vivi, però dico va bene, sul libro vero Vikings in Vietnam è tutto riportato così com'è, nel fumetto ci sono nomi fittizi e anche le facce non sono quelle originali dei tre norvegesi. Tra l'altro mi pare di riconoscere un po' Newman. E hanno voluto dice che è una cosa che nel fumetto si fa come attention getter per catturare l'attenzione del potenziale compratore, avere dei volti di attori famosi. Questo però è dovuto anche a un discorso di carattere pratico. Pur avendo io delle immagini di questi tre, chiaramente non li avevo in tutte le angolazioni o visti da dietro mentre magari stavano leggendo una lettera. Il fatto di fare riferimento ad attori di Hollywood, non necessariamente di primissimo piano, fa sì che il disegnatore abbia immagini di alta qualità in tutte le angolazioni possibili per le esigenze del fumetto. Aggiungo, dato che si parla anche un po' di cinema da questo punto di vista, dato che il Vietnam è stato a tutto tondo, specialmente in America, trattato, e ciò che appunto ha comportato questa guerra come impatto verso gli americani. Ecco, è interessante notare che anche la copertina che però ha usato l'editore, riprende paro paro Apocalypse Now da certi punti di vista, e se andiamo un po' ancora più a ritroso, un Cuore di Tenebra, che però ovviamente siamo in un altro contesto, ma da cui ovviamente Apocalypse Now ha tratto. Da parentesi, vicino a, diciamo, la figura di Paul Newman, mi sembra che ci sia lì una sorta di fittizio Martin Sheen, perdonate, che da parentesi è stato anche protagonista all'interno di Apocalypse Now.
Ma se ben ricordo, quello, il Bruno a destra è John Cusack, mentre quello a sinistra credo sia Daniel Craig. Sì, gli avrei detto più del Martin Sheen, Daniel Craig, allora ma no, cioè non ce lo vedo proprio questo, voi ce lo vedete, tanto no, meglio. No, no. Quello sicuro è Newman, è Paul Newman, giovane, in primo piano, insomma. Perfetto, va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Alla ciccia. Ah beh, questo che dicevi tu, l'hai richiamato perfettamente, l'impatto socioculturale sulla società americana, malgrado il Vietnam sia stato vissuto, percentualmente parlando, da una parte veramente minoritaria degli americani come guerra vissuta sul campo, l'impatto socioculturale è stato straziante, spaventoso. Lo vedete tutta la filmografia americana per almeno 30 anni e la produzione di telefilm è stata scandita da personaggi che avevano o avevano un passato in Vietnam che ne spiegasse certe ossessioni o certe follie. E non avete che l'imbarazzo della scelta. Passata la sbornia, il Vietnam è passato nel dimenticatoio, probabilmente, e purtroppo, dico purtroppo, anche perché altre guerre sono venute ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica, facendo scordare quella tragedia. Per noi è stata una guerra generazionale, perché ogni sera c'era praticamente un bollettino di guerra, a volte col presidente degli Stati Uniti che con l'asticciola e la cartina spiegava lo svolgersi delle operazioni. Era veramente incredibile. Andiamo avanti. Ci sono, vado a quella dopo ancora? No, vai pure a quella dopo. Ok, perfetto. Andiamo quindi a Kennedy. Ah, ecco qua. Questo ci introduce alla prima storia che tratteremo questa sera, cioè quella dei norvegesi, i vichinghi in Vietnam. Qui vedete Kennedy in una conferenza che tiene a marzo sulla situazione della minaccia nordvietnamita, della minaccia comunista al Vietnam e al sud-est asiatico in generale. La Baia dei Porci, siamo nel 61, nel marzo del 61, il disastro della Baia dei Porci avvenne poche settimane dopo, pochi giorni dopo questa conferenza di Kennedy, nell'aprile, La conseguenza diretta fu che nel summit immediatamente successivo con Khrushchev letteralmente bullizzò per tutta la durata dell'incontro Kennedy, il quale ne uscì talmente scosso da dire a James Reston, anche in questo caso con, diciamo, poca professionalità da presidente, non ha fatto nessun debriefing al suo staff, ma parlando con James Reston del New York Times ha detto: quanto di peggio mi sia mai capitato in vita mia, mi ha brutalizzato. Riferendosi a Khrushchev, dicendo lui pensa che, dato il nostro comportamento alla Baia dei Porci a Cuba, io non abbia avuto fegato, non abbia avuto determinazione. Ora abbiamo un problema di rendere di nuovo credibile la potenza, la forza americana, e il Vietnam è il posto dove potremo ristabilire questa credibilità. Lì fu l'inizio del coinvolgimento americano, che non era zero prima, ma era proprio agenti, consiglieri, numericamente poca roba. Il crescendo di operazioni cominciò per quella motivazione, dire: abbiamo fatto una figuraccia, dobbiamo riconquistare credibilità. Andiamo pure avanti. Ecco, andiamo sempre di più sul discorso di questa strana Norwegian Connection, di cui ancora oggi non sa quasi niente nessuno, né di qua né al di là dell'Atlantico. Il 22 marzo del 63 Kennedy incontra la Casa Bianca il ministro degli esteri norvegese Lang e quello della difesa Gudmund Harlem. Gudmund Harlem è quello più a sinistra, il più giovane. La politica americana, Kennedy aveva dato istruzioni specifiche per fare delle operazioni crescenti di disturbo, operazioni proprio esclusivamente di disturbo nei confronti del Nord Vietnam, come per dire: guardate, smettetela di infiltrare i vostri militari al sud, perché altrimenti potremmo ripagarvi con la stessa moneta. Si era nella fase iniziale della guerra del Vietnam e quindi, malgrado ci fossero ormai già nel 62 numerosi consiglieri americani, sia delle forze speciali che della CIA, era
fuori questione il fatto che si potessero impiegare degli americani in operazioni dirette contro il territorio del Nord Vietnam. Quindi per effettuare degli sbarchi di commandos o di incursori subacquei, proprio l'equivalente sud vietnamita degli incursori della marina per sabotare motosiluranti o motocannoniere nordvietnamite, i mezzi, le unità navali veloci, non avevano un comandanti sudvietnamiti perché non erano ancora stati qualificati per questo. Non potendo giocarsi dei comandanti americani, la CIA, che allora aveva la responsabilità di queste operazioni paramilitari, si guardò in giro per dire: vediamo chi riusciamo a trovare come personale per comandare queste unità veloci per fare queste operazioni speciali. All'inizio ci fu la stazione di Bonn in Germania, che provvide 5 tedeschi, 4 marinai e un meccanico, ma la cosa non funzionò perché questi passavano tutto il loro tempo a bere, a ubriacarsi, a fare festini a Da Nang, con tutte le conseguenze che vi potete immaginare con la polizia sudvietnamita. Quindi furono rimpatriati senza aver fatto una sola missione. Invece in Norvegia ingaggiarono questi 3, che erano civili, non erano militari, erano 3 marinai giovani ma molto qualificati, che si dimostrarono, lo vedremo poi, eccezionali, non soltanto come qualità nautiche, come qualità di comandanti di unità veloci, per la loro esperienza di marinai, ma rischiarono più volte la pelle infrangendo le regole del rendezvous. Nelle operazioni speciali si sa, il gruppo di incursori deve ritornare al largo col gommone entro quel tale orario. Se passa quella tale ora dovete fare rotta su Da Nang a tutta velocità per evitare di essere, prima dell'alba, per evitare di essere intercettati, perché le conseguenze sarebbero gravi. E loro in più di un caso infransero quella regola continuando a circuitare pur di cercare di recuperare gli incursori sudvietnamiti, che furono in più di un caso tratti in salvo, e loro ovviamente valutavano molto bene questo atteggiamento dei norvegesi, che tutto sommato erano lì per soldi, ma rischiavano la vita per loro pur di portarli a casa, e questo ebbe un notevole impatto, al di là delle loro qualità. Andiamo pure avanti. Ecco, qui è il rapporto di come nell'agosto del 62 Kennedy, la presidenza, diede queste istruzioni di esercitare una crescente pressione. Quindi vedete il vice direttore il vice direttore della CIA, tenente generale Carter, dice all'assistente deputy director ai piani, che vuol dire il vice direttore ai piani è le operazioni clandestine, che allora era Thomas Karamessines, che i più alti livelli del governo, che è il termine burocratico americano per dire la presidenza, il presidente Kennedy, ha appena approvato un concetto di operazioni intensificate contro il Nord Vietnam. Ed viene anche questo dai file del segretario della CIA, in parte queste cose vengono dai Pentagon Papers, che sono anche quelli, un rapporto che doveva rimanere riservato ed è stato invece pubblicato. Andiamo avanti. Anche qui vedete, deve essere fatto, le istruzioni erano non attributable, cioè doveva essere la plausible deniability. Il fatto che i commando sudvietnamiti, pur provenendo in massima parte all'origine dall'esercito, dalla marina sudvietnamita, non facessero più parte delle forze armate sudvietnamite perché lavoravano e operavano per la CIA, e il fatto che questi marinai norvegesi erano lì inquadrati come civili, almeno nell'ottica americana dell'epoca, rendeva queste operazioni con la plausible deniability, cioè se qualcosa va storto
possiamo sempre dire che questi non stavano lavorando per noi, non stavano lavorando per il governo sudvietnamita, non stavano lavorando per gli americani, la colpa è di qualcun altro, comunque non nostra. Ecco. Diciamo che in cultura pop potrebbe essere tutto ciò che appunto viene detto spesso e volentieri, se siete fan magari dei film di Mission Impossible, proprio allo stesso Ethan Hunt, cioè se dovesse essere catturato o non voglio ucciso, il ministro negherà ovviamente il coinvolgimento in questa operazione. È ovvio, è normale, cose che già, voglio dire, si sanno per queste operazioni. Vado avanti? No, infatti, sì, sì, grazie, grazie, vai avanti. Ah, ecco qua. Allora, voi dite, ma come sono arrivati a reclutare questi tre giovani marinai? La stazione CIA di Oslo aveva ovviamente i suoi contatti e... Alf Martensmeier era un altissimo dirigente dei servizi segreti militari norvegesi, era uno che era stato coinvolto nella resistenza antitedesca ai tempi dell'occupazione tedesca della Norvegia ed era stato l'artefice principale della ricostruzione dei servizi segreti militari norvegesi dopo la guerra, dando a loro un'impronta internazionale, chiaramente in sintonia con gli americani che in molti casi fornivano l'equipaggiamento tecnico per i centri d'ascolto nell'estremo nord, nella Lapponia norvegese, a Kautokeino, a Fauske 2, eccetera. Quindi lui, essendo in ottimi rapporti con gli americani, quando gli americani gli chiesero «Ma tu avresti la possibilità di fornirci gente esperta di navigazione in acque costiere, in grado di, eccetera, eccetera», lui aveva degli agganci perché aveva fatto l'insegnante alla scuola nautica di Bergen, tanti anni prima, era lui stesso un esperto marinaio e era stato docente alla scuola nautica di Bergen, una delle tante scuole nautiche che c'erano allora in Norvegia. Poi torneremo su questo aspetto particolare che a qualcuno di voi può essere noto, ad altri meno, e fu lui che agganciò questi tre marinai. Posso aggiungere che Alf Martensmeier è un personaggio che è molto noto in Norvegia ed è un po' una specie di prezzemolo in questo senso. Quando i giornalisti norvegesi non sanno che cosa c'è, chi c'è dietro una storia, chi c'è dietro un fatto scottante, eccetera, tirano in ballo Alf Martensmeier, come da noi a Roma, quando un giornalista non sa chi è stato a fare quella rapina, tira in ballo la banda della Magliana, se non sa cos'altro inventarsi. Ecco, scusate la rozzezza della semplificazione, ma per dare un'idea di questo quanto fosse, diciamo, importante nell'ambito dei servizi norvegesi. Andiamo pure avanti. Ecco qua, è stato molto gentile il figlio di uno dei tre norvegesi, l'unico che è morto di cancro all'inizio del 2015, ma la famiglia è stata molto gentile e mi ha mandato il precontratto che era stato sottoposto nell'estate del 1963 a questi tre marinai, giovani marinai. Quando loro sono stati contattati da Meyer, non sapevano chi fosse Meyer e non sapevano che il loro impiego effettivo sarebbe stato in Vietnam, sia pure non da combattenti, ma in missioni comunque molto rischiose. C'è una società, qua, se lo si vedrà poi nel libro, ovviamente molto più in primo piano, una società di copertura panamense della CIA, in cui si specifica, si dice, guardate, i veri datori di lavoro non siamo noi, ma c'è tutto il dettaglio dell'assunzione, $10,000 all'anno, che allora erano tanti soldi, all'inizio degli anni 60, $10,000 annuali, più licenze, più copertura assicurativa, eccetera, eccetera, erano dei bei soldi. È una società di lavoro aereo, di trasporto aereo panamense, come società di copertura. Furono convocati, dopo un contatto telefonico a maggio, nel giugno o luglio del 63, all'hotel Bristol di Bergen, un hotel che esiste ancora oggi, ha delle buone recensioni su TripAdvisor, e furono sottoposti a questi tre, tra l'altro si conoscevano perché erano tutte e tre dei brillanti diplomati alla scuola nautica di Bergen. Meyer aveva avuto contatti con la scuola e praticamente aveva, non dico il curriculum, ma aveva detto ditemi chi sono i migliori diplomati. Loro hanno detto non ci pensammo su più di tanto.
era un impiego avventuroso, c'erano dei bei soldi, ma non c'era nessuna spinta ideologica, eravamo genericamente filoamericani, ma niente di più. L'assistente dell'addetto militare dell'ambasciata norvegese a Roma, che mi ha aiutato molto in delle traduzioni dal norvegese di alcune interviste di queste, ha detto: guarda, a noi può sembrare strano, ma per un norvegese di quella generazione, di quell'epoca, non è una cosa così strana. Mio padre a 15 anni se n'è andato da casa per imbarcarsi su mercantili e stare 2 o 3 anni in giro per il mondo lontano da casa. Era una fase normale del percorso di crescita del giovane norvegese. Certo, mio padre non è andato in Vietnam, questa è una cosa un po' borderline, però non è così strano per un norvegese di quei tempi avere una cosa del genere nel proprio percorso di vita. Questa appunto è la prima pagina di questo precontratto che fu loro sottoposto e da loro accettato all'Hotel Bristol di Bergen quel giorno. Andiamo pure avanti. Eccoli qua. Da sinistra a destra, Knut Kalvenes, biondo dagli occhi di ghiaccio, ma per me il più simpatico, al centro Martin Wick, che era l'anziano del gruppo, semplicemente perché aveva un anno di più, avevano tutti tra i 24 e i 25 anni, lui ne aveva uno di più, 26, quell'estate del 63, e a destra Reidar Steffensen. Come dicevo, a meno che non sia successo qualcosa ieri o l'altro ieri che io non so, Martin Wick, quello in centro, e Reidar, quello a destra, sono due dei tre, sono ancora vivi e... Io ho parlato personalmente con quello in centro che era, non era il comandante, ma gli americani, per avere un referente, diceva: se dobbiamo rivolgerci a uno, a chi ci rivolgiamo? Era semplicemente il più anziano. I due a sinistra e a destra si erano diplomati brillantemente nello stesso anno. Il Martin Wick si era diplomato l'anno prima o 2 anni prima, semplicemente perché aveva 1 o 2 anni di più. Eccoli qua in una specie di foto comune, giovincelli allora. Andiamo pure avanti. Ecco, furono portati a Da Nang, prima a Saigon, dove ci fu la firma del contratto definitivo e fu ben chiaro che chi era veramente il datore di lavoro, cioè la CIA. Furono alloggiati in una bella villetta a Da Nang, con le spese coperte dalla CIA, una cameriera, un giardiniere, una cameriera, una cuoca, eccetera. Questo invece che vedete è il White Elephant di Da Nang, un ex hotel francese che era la sede del comando delle operazioni navali clandestine americane e in congiunzione c'erano degli ufficiali di collegamento sudvietnamiti ed era lì dove si tenevano i briefing. I briefing erano strettamente separati, cioè ognuno dei tre, se c'erano delle missioni in contemporanea, veniva briefato separatamente di nascosto dagli altri, ognuno non sapeva quale sarebbe stata la destinazione dell'altro in caso di missioni in contemporanea. Tucker Gagelman della CIA era il personaggio che era responsabile dell'organizzazione e dei briefing delle missioni. Questo è Tucker Gagelman, una foto di qualità veramente pessima, ma è praticamente impossibile trovare di meglio. È un personaggio abbastanza leggendario che ha fatto purtroppo per lui una gran brutta fine. Nel senso che lui era un ex marine, si era fatto le ossa in servizio attivo durante la Seconda Guerra Mondiale, era stato ferito gravemente a una gamba, i medici gli avevano detto che avrebbero dovuto amputargliela, i medici militari gli hanno detto: no, guardate, fate quello che volete, mettetemi dentro dei pali di ferro, quello che volete, ma non amputatemela. Riuscirono in qualche modo a salvargliela, ma rimase con la gamba offesa, quindi non pienamente efficiente. Ciò nonostante, rimase in servizio non più con i Marines dopo la guerra, ma rientrò in servizio con la CIA in Corea. Durante la guerra di Corea si fece le ossa in sbarchi, operazioni clandestine durante la guerra di Corea, e questo suo passato professionale di inserimenti clandestini costieri fece sì che poi fu lui ad essere scelto per l'organizzazione delle missioni navali della CIA in quel teatro a Da Nang. Ricordiamoci una cosa: a quel tempo la CIA, come operazioni navali, aveva 3 teatri. Cuba, cioè le acque dei Caraibi intorno a Cuba, per molestare Fidel Castro, il regime di Castro,
il Congo sull'enorme lago Tanganica, dove c'erano operazioni navali clandestine e Che Guevara era lì con i suoi uomini e la CIA a contrastarlo sul lago Tanganica, che era una dimensione enorme, e ovviamente il sud-est asiatico con base a Da Nang. Tucker Gagelman, cerco di farla breve perché ha fatto una brutta fine, perché lui era rimasto lì anche dopo la fine della, con la fine della guerra, lui non era più in servizio con la CIA, si era creato una famiglia lì, aveva un lavoro. Quando il Nord vinse e conquistò il Sud e occupò Saigon, lui non prese nessuna precauzione particolare, perché aveva la sua vita lì, tra lì e la Thailandia, aveva il suo lavoro, un'altra famiglia, si era creato lì, non so se ne avesse una in America, ma non credo, era uno che ha sempre fatto servizio attivo nella CIA, e fu preso e fu massacrato letteralmente, perché i nordvietnamiti erano convinti che lui fosse ancora in servizio nella CIA. Il cadavere fu restituito all'America soltanto uno o due anni dopo, gli furono ritrovate non so quante decine di fratture sul corpo, gli hanno spaccato praticamente tutte le ossa, a volte addirittura su fratture rinsaldate, rispaccato apposta l'osso in quello stesso punto, ma lui non gli poteva dire niente perché effettivamente non era più lì per la CIA. Ciò nonostante, la CIA ha riconosciuto che la sua morte era dovuta al suo passato nella CIA, per cui l'hanno onorato con la stella nera sul muro d'onore della CIA, che onora gli agenti della CIA morti in servizio, anche se lui non lo era più, ma effettivamente morì proprio perché credevano che fosse ancora in servizio, anche se non era più vero. A quell'epoca coordinava le operazioni navali da Da Nang. Qui vedete invece un'immagine nel villino dove c'erano i tre norvegesi. Ne vedete due, con la sinistra Martin e con la destra Reidar. In mezzo invece c'è Phil Holtz, un agente della CIA che poi ha fatto carriera e ha avuto qualche bel problema, perché come capo della stazione di San José de Costa Rica era finito dentro lo scandalo Iran-Contras, ed era il primo referente dei norvegesi lì in Vietnam, cioè era quello che era il loro primo contatto. Il terzo norvegese non lo vedete perché è evidentemente quello che ha scattato la foto, il biondo Knut Kalvenes. Andiamo pure avanti. Ecco, questo vi dà un'idea, questa è una foto successiva, la Swift Boat in questione, in questo caso non è quella dei norvegesi, ma i norvegesi agivano su tre unità di questo tipo. La Swift Boat non era altro che una nave concepita, una barca concepita inizialmente per il collegamento con le piattaforme offshore, tirava 28 nodi, un pescaggio limitatissimo per poter andare in acque costiere, e quindi i norvegesi inserivano, trasportavano e lanciavano i comando sudvietnamiti usando queste unità veloci costiere per le loro missioni. Nella parte posteriore, verso Poppa, dove qui vedete due o tre persone in piedi, era dove i comando sudvietnamiti sistemavano il gommone o i due gommoni che, arrivati a un miglio a largo della costa in piena notte, mettevano in mare, andavano sulla costa, facevano quello che dovevano fare, se gli andava bene riuscivano pure a rientrare, e con la barca, con la Swift Boat che aspettava al largo, per rientrare a Da Nang. Capitava sovente che le missioni fossero contemporanee, a quel punto partivano le due motovedette, passavano il 17° parallelo, a quel punto si separavano. Ognuno andava per conto suo, verso il proprio obiettivo, non sapendo dove sarebbe andato l'altro. Qui vedete ancora immagini delle Swift, non del periodo dei norvegesi, successive. Ci sono dei filmati 8 mm fatti da loro a colori, come fossero dei turisti, ma di qualità pessima, per cui per fare una foto che renda un po' l'idea ho dovuto rifarmi a delle immagini. Ma le unità erano quelle, insomma, erano su queste unità. Qui vedete un altro paio di immagini. A sinistra un incursore sudvietnamita. Qui è una foto che è stata scattata dai nordvietnamiti dopo che questo è stato preso prigioniero, costretto a posare con tutto l'equipaggiamento. I più appassionati fra voi di armi vedranno quello che era l'arma d'elezione dei comando sudvietnamiti, cioè il Mitra M3 col silenziatore. Mentre a destra vedete sullo sfondo Dennis McCormack, che è un altro dei SEALs, era tutta gente dei SEALs transitata nella CIA o al contrario, a seconda delle esigenze dello zio Sam, se vogliamo dire così, gente che veniva dai SEALs. Queste operazioni erano a carico della CIA, quindi
transitavano nella CIA e poi viceversa rientravano in Marina una volta finito questo turno di servizio. Qua lo vedete che sta addestrando col gommone degli incursori su dinamite. In questo caso penso fossero dei Nung. I gruppi di incursori su dinamite avevano caratteristiche diverse. C'era un solo gruppo, il cosiddetto gruppo Neptune, che era l'unico autorizzato a incursioni subacquee, mentre uno, era questo a destra che vedete, dei Nung, esclusivamente reclutato nella minoranza etnica cinese dei Nung, cioè sudvietnamiti di etnia e lingua cinese. Andiamo pure avanti. Ecco, quale, allora, le prossime due immagini fanno molto ridere, perché benvenuti a Paperissima qui, perché sono proprio l'addestramento degli incursori sudvietnamiti. Adesso questo è il prima, ma la cosa più bella è il dopo. Diciamo che la posa plastica non è il massimo, ma d'altronde riuscire a tuffarsi con questa velocità non è neanche il massimo, voglio dire. Scusami. No, no, ma infatti, no, assolutamente sì, e qui c'era anche un'esigenza di tempo, c'era anche, questo è uno dei filmati, tratto da uno dei filmati fatti dai norvegesi, c'è il ripescaggio con quella specie di cappio dove uno deve cercare di ricatapultarsi all'interno del gommone, dove uno perde il contatto, finisce in mare di nuovo e devono tornare a prenderlo facendo un altro giro, però è vero, insomma, siamo diciamo a livello Paperissima. Qua è da uno dei file desecretati della CIA, è proprio un lavoro storico fatto da Thomas Ahern, che oltre ad essere stato il capo della stazione CIA a Teheran ai tempi della crisi degli ostaggi, si è salvato per miracolo, perché se gli iraniani avessero saputo chi era lui in realtà non sarebbe uscito vivo. Poi ha fatto lo storico interno per la CIA e questa è a corredo di una delle sue opere, in cui si citano queste operazioni e si dicono anche i vari dettagli, ma naturalmente si tace la nazionalità e l'origine di questi comandanti norvegesi. E qua vedete i punti di sbarco con la denominazione dei team che erano stati sbarcati nei vari obiettivi, nelle differenti missioni. Questi partivano da Da Nang, cioè al di sotto del 17° parallelo, e venivano sbarcati. C'erano tre o quattro destinazioni in cui si incaponivano a mandarli sempre alla stessa maniera, sempre con successi molto, molto limitati. Uno dei motivi per cui ancora adesso se ne sa molto poco, certamente perché gli eroi non erano americani, perché erano o i norvegesi o i sudvietnamiti, in parte perché queste storie hanno avuto un successo molto limitato, in buona parte sono finite anche male, e per quanto concerne la Norvegia, perché malgrado sia una storia tutto sommato piccola, che coinvolge poche persone e sia successa ormai 60 anni fa, c'è ancora un certo imbarazzo, perché formalmente la Norvegia era contro la politica americana in Vietnam, mentre invece era solo col consenso informato di alti livelli dei servizi segreti e del governo norvegese che certe cose avrebbero potuto fare. Mai al mondo la stazione CIA di Oslo in autonomia avrebbe potuto ingaggiare gruppi di norvegesi, sia pure civili, per un impiego in Vietnam. O poi si vedrà unità navali diverse, mai comandate dai norvegesi, fornite agli americani per l'utilizzo in Vietnam. Andiamo pure avanti. Ah, ecco, queste unità navali furono fornite dalla Norvegia agli americani. La tesi ufficiale è che i cantieri navali e il Ministero della Difesa norvegese sapevano dell'impiego finale in Vietnam, ma non il resto del governo. Questa è una cosa a cui oggi non credono nemmeno i norvegesi, però vabbè. Sono unità navali veloci molto più grandi di quelle che utilizzavano i cosiddetti vichinghi, perché con poca fantasia l'organizzazione CIA in Vietnam li definì The Vikings, ovviamente marinai norvegesi al loro servizio. Queste unità, che non furono, ripeto, mai comandate in teatro dai norvegesi, si rivelarono anche queste ottime, erano state progettate da un progettista navale, Jan Herman Linge, che aveva fatto parte anche lui della resistenza norvegese durante la guerra, è stato anche catturato dai tedeschi. Il padre,
Martin Jensen Linge era caduto in combattimento guidando la compagnia di volontari norvegesi nell'operazione, duplice operazione Anklet Archery, nello sbarco a Vågsø Sud contro la Norvegia occupata dai tedeschi. Quindi anche qui molte storie che si intrecciano, e era un'unità con caratteristiche eccezionali. Gli americani apprezzarono molto. Qui l'avete in delle prove nautiche al largo di Subic Bay nelle Filippine, prima di essere consegnate in teatro in Vietnam. Quindi l'appoggio norvegese fu in uomini e in unità navali. Andiamo pure avanti. Sì, ci sono. Questo è l'estratto dei Pentagon Papers, un po' anche tiriamo le fila di questa prima storia. Sì, 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 sì. Come dire, i norvegesi dopo un anno non rinnovarono il contratto. La CIA, dopo il disastro della Baia dei Porci, era caduta in disgrazia, e quindi il governo americano aveva tratto la conclusione, erroneamente, non che certe operazioni fallissero perché erano concepite male, ma si affermò l'idea che la CIA non era attrezzata per gestire operazioni paramilitari di così ampio respiro. Quindi tutte queste operazioni clandestine, quasi tutte, furono assegnate ai militari. Con l'operazione Switchback la responsabilità passò dalla CIA al Pentagono, e i norvegesi non apprezzarono per nulla la gestione dei militari, perché dal punto di vista della segretezza delle missioni, la riservatezza, la preparazione delle missioni, loro non apprezzavano, come dicevo, per nulla la gestione militare rispetto a quella prima della CIA. Quindi all'inizio del 64 ci fu questo passaggio di consegne, e a maggio ci fu la loro ultima missione, e poi loro non rinnovarono il contratto. Era un anno con possibilità di rinnovo. Gli americani tentarono il rilancio, offrirono più soldi, eccetera, ma i norvegesi rinunciarono e tornarono in patria. Anche perché la guerra nel Vietnam stava prendendo una piega che era piuttosto diversa da quella che c'era almeno all'inizio. I norvegesi furono rimpiazzati da 8 taiwanesi installati nella stessa villa. Si possono fare, perdonatemi, la solita battutaccia: dove ci stanno dentro 3 norvegesi potevano pigiarci dentro 8 cinesi, però... Di fatto, anche il discorso sull'inclusivity l'abbiamo fatto. Infatti, esatto. Quindi al rientro, 2 su 3 proseguirono con una vita civile normale, ognuno con la sua carriera. Knut Kalvenes ebbe anche un ruolo nella politica locale norvegese del posto in cui viveva. L'unico che invece fu immesso in servizio nei servizi norvegesi fu Martin Wick, quello in centro, quello più alto, quello, diciamo, l'anziano. Fu ricontattato da Alf Martensmeier, che gli offrì il comando della Marietta, cioè la nave spia dei servizi segreti militari norvegesi, un comando che tenne almeno fino al 2000. Aveva cambiato cognome per motivi di sicurezza o di privacy, ma io l'ho beccato lo stesso, e abita in un bellissimo cottage su un fiordo norvegese, ed è stato appunto l'unico che ha avuto un servizio attivo nei servizi militari anche dopo. Gli altri civili erano, e civili sono rimasti poi. Allora, andiamo alla seconda delle nostre storie, quindi padri combattenti. Ecco. I padri combattenti. L'origine del mio interesse per l'approfondimento in questa tematica particolare, questo, il Vietnam... Pensavo che il tuo interesse fosse preti che sparano. Questo interesse. No, scusa la battuta. Uno dei due sicuramente sparava o aveva sparato, l'altro no, però. No, era il fatto che il Vietnam è stata una guerra, una delle poche guerre, per fortuna l'Italia non c'è entrata neanche di striscio. Nel senso, noi non abbiamo mandato nemmeno l'ospedale da campo che avevamo mandato in Corea. E quando nel fare le ricerche per il mio primo libro, quello sulla cronaca giorno per giorno della guerra del Vietnam, così come mi ero imbattuto in questa storia inverosimile dei norvegesi, invece più scavavo più vedevo che c'era la verità, qua anche qui
la curiosità è stata, vedremo due di questi, questa sera ne vedremo due, gli unici due dove ho potuto fare una ricerca di una certa importanza come scavo e produzione di prove e di evidenze. Uno dei due si chiamava Padre Bosco, non era questo, è quello dopo, però dico, ma caspita, Padre Bosco. Hai visto mai che uno di questi padri non combattenti è Don Bosco, non è quel Don fosse, Bosco. Fosse un italiano, e non era così. E poi quando andremo nella parte di Padre Bosco, andremo a vedere come mai, eccetera. Padri combattenti. La minoranza cattolica in Vietnam, un paese a grande maggioranza buddista, ai tempi di Diem, del dittatore Diem, e qua è in pieno nel Diem era ancora in sella, non era ancora stato spodestato e ucciso nel novembre del 63. La minoranza cattolica aveva un certo peso, una certa importanza e certi privilegi. Quello che successe in questo allora, la minoranza cattolica per sua natura era determinata a resistere all'infiltrazione comunista. Quando ci fu la suddivisione, dopo gli accordi di Parigi, dopo la disfatta francese di Dien Bien Phu tra nord e sud, all'incirca 1 milione di nord vietnamiti cattolici emigrarono al sud, perché al nord non tirava una buona aria per loro. E per cui nei villaggi dove c'era una minoranza, una totalità di cattolici, ovviamente il sentimento anticomunista o anti-nord, anti-tonchinese, definiamolo come vogliamo, era sentito. In alcuni casi i sacerdoti cattolici si fecero carico non solo dell'assistenza spirituale, ma anche dell'organizzazione, in qualche caso della guida sul campo delle forze di autodifesa guerrigliere o anche d'attacco di queste minoranze cattoliche. William Colby, che era allora nella divisione della CIA del sud-est asiatico, era stato vice capo della stazione CIA di Saigon, nelle sue memorie scrive che gli era stato riferito, quando era in servizio in Vietnam, di un sinodo diocesano in cui uno dei temi che i sacerdoti avevano discusso in questo sinodo era confronto pro e contro rispettivi del Kalashnikov rispetto alla carabina Winchester. Quindi voi immaginate sacerdoti che discutevano fra loro pro e contro del Kalashnikov rispetto alla carabina Winchester come tema uno dei temi del sinodo. Questo era un sinodo, però sono messe a cui io parteciperei molto volentieri, sono molto interessante. Ma infatti erano proprio tempi particolari. Questo qua, padre Hoa, era un prete vero. C'è un mio conoscente di cui sono abbastanza amico, un ricercatore americano, Douglas Valentine, che ha fatto tutta una ricerca, la sua è un'ottica proprio di denuncia. Secondo me non inquadra correttamente gente come padre Hoa, facendoli passare, in questo caso erano cattolici cinesi emigrati lì, come vecchi arnesi del Kuomintang che cercavano di ripulirsi facendo no, questo era un prete vero che era stato ordinato sacerdote, aveva fatto il collegio papale a Penang in Malesia. Ma quando era scoppiata la guerra cino-giapponese nel 1937, la Cina naturalmente non è un paese che ha una tradizione monoteista, quindi il cappellano militare è una figura che non esiste. Lui aveva un'istruzione superiore, è stato sbattuto nell'esercito come ufficiale, quindi ha dovuto, suo malgrado, avere un'istruzione militare di un certo tipo a livello di ufficiale. Finita la guerra, lui ha continuato, naturalmente non è più in servizio, è tornato a fare il prete, ma avendo maturato questa convinzione anticomunista quando ha lottato nelle file del Kuomintang, è stato pure in galera, i comunisti i maoisti l'hanno incarcerato, è riuscito poi a uscire, i suoi fedeli l'hanno fatto scappare e lui alla testa della sua minoranza cattolica che gli è venuta dietro, si parlava di poche centinaia di famiglie, ha girovagato per il Laos, poi per la Cambogia negli anni 50, fino a che in Vietnam, grazie ai suoi contatti, è riuscito a farsi assegnare un territorio, era un territorio paludoso, in mezzo al nulla, gli hanno dato gli strumenti, le pale, insomma,
gli strumenti di base perché questi si costruissero da soli il villaggio, così ha fatto, villaggio fortificato, perché era una zona nell'estremo sud, si è visto prima dove era situato questo, nell'estremo sud del Vietnam, era una zona ad alta densità Viet Cong, e lui, come vedete nella prima foto, serviva messa, eccetera. Questo lo vedete in missione con l'elmetto e con questo fucile calibro 16 che alla testa dei suoi guerriglieri andava in missione. Lui coordinava in quella zona sia la Catholic Youth, che erano i cattolici vietnamiti, di etnia vietnamita di quella zona, sia le cosiddette rondini di mare, Sea Swallows, che erano i suoi, erano i cattolici cinesi che venivano da su. Poi ne sono arrivati altri da Cholon, che era la Chinatown di Saigon. E questo villaggio, Binh Hung, era proprio il villaggio dove lui aveva il suo campo base. Qui lo vedete durante l'alza bandiera. Qui non faceva niente di più, niente di diverso di quello che fa un cappellano militare in un battaglione italiano. Però lui, in realtà, poi guidava anche, armi in pugno, i suoi gruppi di guerriglieri in azione. I Viet Cong erano molto consci che questa spina nel fianco costituita da questi guerriglieri così motivati era pericolosissima per loro, hanno cercato in tutti i modi di assestare duri colpi. In realtà però la fine di tutto questo è stato quando, morto Diem, tutta questa serie di operazioni speciali fu castrata dal governo centrale di Saigon, che non vedeva di buon occhio nessuna di queste operazioni legate a minoranze etniche, minoranze religiose, li vedeva come una minaccia politica e come un qualcosa che poteva sfuggire al loro controllo. Torneremo poi su questo tema, perché c'è sempre questo argomento del fatto della politica a Washington che impedì agli americani di militari di sfruttare tutte le risorse che avevano, ma gli ostacoli politici c'erano anche a Saigon, dove anziché vedere queste minoranze, ragionando in modo cinico, anziché vedere queste minoranze come una risorsa particolarmente motivata, le si vedeva come gente da sottomettere, se non addirittura da taglieggiare, e con l'andare del tempo padre Hoa si è completamente scoraggiato, ha detto se si vuole affrontare una guerra di questo genere come fosse una guerra convenzionale, era stato poi esautorato. Voi pensate che uno dei comandanti sudvietnamiti a cui era stato affidato il comando militare pretendeva il pizzo dagli abitanti del villaggio sotto minaccia, se non avessero pagato il pizzo, di farli bombardare dall'artiglieria. E questi erano i sudvietnamiti. Potete immaginarvi quale poteva essere l'esito di una cosa del genere. A quel punto, verso la fine degli anni 60, Hoa andò a Saigon e poi a Taiwan, dove fece soltanto, fra virgolette, il prete. Devo dire che lui, come altri, e adesso qui andiamo su padre Bosco, avevano chiesto il permesso alla gerarchia cattolica sudvietnamita per queste attività, che chiaramente erano un po' borderline, e non ricevettero né un sì né un no, perché la gerarchia cattolica sudvietnamita è chiaro che avrebbe dovuto dire no, voi li dovete aiutare, ma come sacerdoti, non anche come guide pratiche, comandanti sul campo. Dall'altro lato però si rendevano conto che queste persone erano davvero gli unici che si prendevano cura in questo modo di queste persone, quindi hanno preferito girare la testa dall'altra parte, non dire né sì né no, e che queste attività continuassero. Queste attività erano cominciate o erano state sviluppate sotto l'egida della CIA, inizialmente con l'ottica stay behind, cioè sfruttando questi militanti cattolici guidati dai sacerdoti in un'ottica gladio, in un'ottica stay behind, in caso di invasione o di sopravvento delle forze comuniste. Ma in realtà successivamente presero una piega sempre più offensiva. E qui arriviamo a quest'altra provincia, e torniamo a quel discorso che vi facevo prima, la spinta che mi ha fatto scavare un po' di più. Molti dei
dei memoriali dei reduci, dicevano, nella mia zona c'erano dei Fighting Fathers, ma il più famoso era un certo Padre Bosco, o Fra Bosco, che agiva nella zona. E allora, in tutte le pochissime fonti che ho potuto accertare, c'era questa cosa qua, ma il più famoso era un certo Padre Bosco, e nessuno diceva perché era il più famoso. E nessuno diceva, dico, scusa, se tu scrivi che è il più famoso, mi vorrai dire qualcosa di più del cognome? Ho contattato anche direttamente qualcuno di questi storici che avevano scritto, scusa, ma perché tu scrivi che è il più famoso? Questo cosa l'ha fatto? E nessuno diceva niente. È ovvio che era una cosa presa e riportata. Ho contattato un paio di missionari italiani, ex missionari italiani che all'epoca erano in Vietnam, e lì ho avuto la prima informazione preziosa. Cioè, loro mi hanno detto, no, guarda, di queste cose qua non so niente, sapevamo che alcuni di noi erano implicati in queste attività, ma io non ne so niente. Però ti dico una cosa, e tutte e due me l'hanno detto separatamente. San Giovanni Bosco è un santo molto popolare fra le minoranze cattoliche di tutto il sud-est asiatico, per cui è del tutto frequente che una famiglia chiami Bosco il proprio figlio, o che un sacerdote possa essere chiamato Bosco come segno di rispetto per la sua attività, o assuma il nome di Padre Bosco quando viene ordinato sacerdote. Quindi il fatto che si chiamasse Bosco, come mi dici tu, non è prova che fosse italiano, casomai può essere la prova del contrario, che probabilmente era vietnamita. La svolta c'è stata quando ho contattato l'agente della CIA che tra il 61 e il 64 seguiva quella zona. E lui mi ha detto, guarda, i tuoi amici, il tuo amico missionario ha fatto centro in pieno. Padre Bosco era un vietnamita al 100%. E qui vediamo i guerriglieri, gli strikers di Padre Bosco a Phuoc Thien, che era questo villaggio nell'entroterra. La provincia di Ninh Thuan è una provincia costiera, ma dove agiva lui era questo villaggio nell'entroterra. Qui io e Luca abbiamo dovuto fare purtroppo un'opera di taglio notevole, perché in alcune di queste foto erano presenti o dei cadaveri oppure dei bambini che facevano parte del villaggio, non foto necessariamente truculente, ma le regole di Facebook sono di YouTube sono molto, molto stringenti. E qui arriviamo a un altro punto, più generale sul Vietnam. Questo agente della CIA che mi ha mandato le foto come fossero sull'album di famiglia, ancora con i segni dello scotch attaccati, mi dice, guarda, noi dovevamo agire sempre molto, molto sullo sfondo, perché se avessimo agito in modo più efficace, i sud vietnamiti ci avrebbero cacciato immediatamente. Loro dovevano essere sempre quelli che avevano il primo piano. Noi non potevamo armare troppo bene questi guerriglieri, noi non potevamo addestrarli troppo bene, perché altrimenti i sudvietnamiti se ne avrebbero avuto a male e ci avrebbero mandato via. Quindi pensate all'assurdo, che è un tipico, chi di voi la conosce, della storia del Vietnam, cioè gli americani della guerra. Gli americani, in questo caso agenti della CIA, erano pagati per non fare troppo bene il loro lavoro, o non farlo proprio, altrimenti sarebbero stati mandati via dall'ufficialità saigonese, perché i capi provincia dovevano essere sempre loro ad avere i riflettori della... È tutto comprensibile, però voglio dire, o tu hai le risorse per fare questo lavoro, ma se qualcun altro lo fa, perché sabotarlo? Eppure era così. E resta un mezzo mistero. Ecco, qui vedete un'altra immagine durante l'addestramento dei miliziani di Padre Bosco. Quando io ho chiesto al mio contatto, a questo agente della CIA, dico, ok, tu sei stato lì fino al 64, ma sì, poi sono stato assegnato a tutt'altro paese, tutt'altro continente, tutt'altra missione. Dico, sì, ma che fine ha fatto? Io so che fine ha fatto Padre Hoa, ma che fine ha fatto Padre Bosco? Dice, guarda, questo per me è destinato a rimanere un mistero, perché chi mi ha sostituito, la gente che è venuto dopo di me, e il turno era di 4 anni, è morto da tempo. Quindi se c'è qualcuno che può avere un'idea di quale sia stata la sua attività successiva o che fine abbia fatto, è morto. E quindi penso che rimarrà un mistero. Posso aggiungere a livello personale che un mio collega e amico vietnamita, uno dei boat people che sono scappati da Saigon dopo la caduta di Saigon nel 75 sulle barche, finito in un campo profughi in Indonesia e poi è venuto in Italia, mi ha detto, guarda,
io non lo so, ma è stato sicuramente ucciso. Uno che si è esposto così in prima persona in un'attività del genere, se non già durante la guerra, immediatamente dopo la guerra è stato sicuramente fatto fuori, per cui molto probabilmente avrà fatto questa fine. E questa è un'altra storia strana, nel senso che pensare oggi a sacerdoti cattolici militanti in questa maniera suona un po' strana. Ed erano dei preti veri, non erano dei predicatori capipopolo che trovavano i loro fedeli. Erano effettivamente gente, una delle foto che non abbiamo messo, in abito talare, col baschetto nero, come era un prete cattolico dell'epoca. Le circostanze hanno portato ad avere questo tipo di situazioni del tutto borderline. Quindi, appunto, qui... Terza e ultima storia. Diciamo, diremo, meglio dirai, qualcosina, proprio sì, qualche cenno di altre che abbiamo citato all'inizio. Sì, solo qualche flash e dammi tu il tempo. Sì. La guerra dell'oppio, 26-30 luglio del 67. Qui lo vedete, un gruppo di banditi birmani con una carovana di oppio in transito nella Thailandia, per non pagare il pedaggio previsto alle bande di taglieggiatori cinesi, sconfinano nel Laos, dove vengono raggiunti e circondati da questi altri banditi cinesi. Le forze armate laotiane, dopo aver intimato entrambe le parti di ritirarsi abbandonando armi e carico, intervengono. In due giorni di attacchi sterminano gli intrusi o li respingono in Thailandia. Vado un pochino più nel dettaglio. E se non ci fossero le centinaia di morti che ci sono state, sembrerebbe la sceneggiatura di un film comico, di un film, ecco, di Bud Spencer e Terence Hill. Allora, questi banditi birmani che avevano a dorso di mulo, quello che fosse il loro carico doppio, 16 tonnellate, se non ricordo male, allo sconfinamento presso il villaggio laotiano, hanno preso posizione dove? Presso un mulino di proprietà del generale Wan Ratikon. Il generale laotiano Wan Ratikon, altissimo grado militare nel Laos, era il più grosso produttore di eroina del Laos. Questi... Non solo, e aveva anche, e lo metto subito, il suo brand. Ah, guardate. Ecco, lui commercializzava in esclusiva il brand WO Globe come marchio di qualità. Ho visto ancora dei commenti recenti, commenti amari, sarcastici, nel senso molto amari, di gente che diceva, volendo fare lo scherzo, volendo scherzarci su, gente che si occupa di queste cose, non c'è più la WO Globe brand di una volta, come dire, lui sì che sapeva come si raffinava l'eroina. Come spacciare anche. Esatto. Lui sì che sapeva come... Era un mestierante. Quelli sì che erano... Loro, questi birmani, hanno cercato, contattando questo generale laotiano, di vendergli l'oppio. Mentre i cinesi, che erano ex militari cino-nazionalisti, loro sì erano ex militari del Kuomintang, rifugiatisi in Thailandia, e lì, riciclatisi come contrabbandieri di droga e taglieggiatori dei commercianti locali, hanno sconfinato a loro volta, hanno circondato i birmani e hanno preteso la consegna dell'oppio, dato che non avevano incassato il previsto pizzo. Allora, il generale Ratikon, l'alto comandante militare laotiano, ha intimato ad entrambe le parti di lasciare il territorio del Laos abbandonando armi e droga. I birmani, che erano quelli che avevano in mano la droga, hanno detto sì, ma a patto di ricevere il corrispettivo per l'oppio. Mentre i cinesi, i banditi cinesi, hanno rifiutato decisamente, chiedendo ai laotiani come prezzo per andarsene che fossero lasciate loro armi, oppio e un pizzo di $2,500. A questo punto Wan Ratikon, che cosa ha fatto? Ha recitato la parte del nazionalista, del difensore della patria, e ha tirato in ballo anche l'aviazione, la minuscola marina fluviale del Laos, perché la frontiera lì è data dal Mekong. Due giorni di operazioni militari, dove l'esito non è mai stato in dubbio fin dal primo momento,
sterminato, ci sono stati oltre 200 morti, più un altro centinaio di annegati mentre cercavano di riguadagnare il territorio thailandese attraversando il Mekong. Quindi fatti fuori sia i birmani che i cinesi, furono recuperate le 16 tonnellate doppio. E guardate la democraticità di Juan Ratecon. Il generale Ratecon ha spartito democraticamente fra tutti i partecipanti all'operazione militare i proventi del ricavato della vendita di quelle 16 tonnellate d'oppio. Cioè, lui ha piazzato sul mercato l'oppio, ma il ricavato dice no, è giusto che venga spartito fra tutti quelli che hanno cacciato gli invasori dal territorio del Laos. È un uomo molto altruista. Sì. Ed è stato, fu decorato dal re per questa azione, fu decorato dal re con l'ordine dei 1000 elefanti e del parasole bianco. Come dico, è un dramma, una tragedia, ma se vedete le circostanze lette oggi da noi da distante, è una cosa allucinante in cui non si sa bene chi recitava la parte di che cosa, ma vabbè. Quindi è uno degli aspetti della guerra del Vietnam, un posto dove la droga di ogni tipo era proprio moneta corrente, ma era proprio moneta corrente sul posto. La Cina comunista, con delle leggi draconiane, sono riusciti a stroncare il fenomeno. Nel resto del sud-est asiatico la cosa, le propaggini ci sono ancora oggi, insomma. Allora, vai. Prima di passare alle ultime storie, sì, ti chiedo di stringere un pochino, così almeno insomma riusciamo dammi un termine, 10 minuti. Ah, guarda, se riusciamo tra i 15 e i 20 minuti, okay, è una cosa buona. Però prima ti chiedono perché alcuni preti, tornando ai padri combattenti, tipo Hoa, si sono salvati e invece altri no. Ma guarda, ti posso dire questo. Hoa si è salvato semplicemente perché a un certo punto, preso atto del fatto che il governo non appoggiava più questo tipo di operazioni, che tutto stava prendendo la piega sbagliata, si è ritirato, nel senso, prima è andato a Saigon, anche perché era stato esautorato dal comando da parte del governo centrale di Saigon, è andato a Saigon e poi a Taiwan, cioè prima della fine della guerra lui ormai era fuori, mentre poi può darsi che altri abbiano fatto una cosa del genere. Chi è rimasto lì probabilmente ha pagato il prezzo dello schieramento che aveva sposato. Quindi si sa per certo che Hoa si è salvato proprio perché è andato a Taiwan prima del 75, prima del patatrac, dove ha avuto una parrocchia, gli hanno assegnato una parrocchia e ha fatto solo il prete. Chi è rimasto lì ed era impegnato in quelle attività non ha avuto scampo. Altri che si erano tenuti ai margini, no, sono stati imprigionati, ne hanno passate di tutti i colori, ma non avendo avuto un ruolo di primo piano in queste cose, almeno hanno avuto salva la pelle, insomma, anche se la sono vista brutta. Chi era impegnato in prima persona e non se n'è andato prima della fine, è chiaro che aveva ben poche possibilità di scamparla, con un ruolo pubblico giocato in quel modo, ecco. Passiamo all'incidente del Tonchino. Incidente del Tonchino, cerchiamo appunto anche qui di sintetizzare. Andiamo, è una cosa che è successa tra il 2 e il 5 agosto del 64. Qui sono dei rapporti dell'NSA, sostanzialmente. Quello che è successo è stato un incidente vero, dove delle motosiluranti nordvietnamite hanno attaccato effettivamente le navi americane. E quello che successe dopo, che diede il via poi alla risoluzione del Tonchino, dove il Congresso americano diede carta bianca alla presidenza Johnson, in quel caso, per scatenare l'azione militare contro il Nord Vietnam per rappresaglia, in realtà è un episodio che non è mai accaduto. E andiamo oltre. Questi sono appunto tutti degli spezzoni dei rapporti dell'NSA, dove si capisce chiaramente che anche a livello interno americano le cose erano molto, molto dubbie. Cioè, questo, andiamo pure avanti. Ecco, qua vedete questo, avanti ancora, perché un'altra successiva, ancora.
Ah, ecco qua. Questo è l'incidente del 2 agosto, quello che è successo veramente. Vedete come l'attacco, le manovre degli americani, che sembra dal modo in cui effettuavano queste azioni denominate De Soto, De Soto Patrol, cioè questo tipo di missioni erano classificate col nome in codice di De Soto Patrol, sembra quasi come se cercassero l'incidente. Questo il 2 agosto, vedete com'è sotto costa? Vedete com'è sotto costa? E qui veramente delle motosiluranti nordvietnamite sono andate all'attacco di unità americane. Andiamo avanti, vediamo quello dopo. La mappa successiva. Ecco, questo è quello successivo del 3 agosto, che invece non è mai successo. Vediamo se dopo c'è una... non mi ricordo se c'è un'altra cartina ancora un po' più esplicativa. Prova a vedere. Per favore, no, non c'è. Ah, no, no, ma ok. Comunque, questo è sufficiente. Quello successivo che scatenò il tutto è stata un'azione notturna dove continuavano a esserci degli allarmi siluro d'attacco registrati dalle unità americane che non sembravano avvenire. I rapporti dell'NSA, quelli che Luca ha mandato prima, dicevano, allora, sono stati registrati 17 allarmi siluro. Le unità nordvietnamite hanno al massimo 2 siluri a bordo e non hanno nessuna possibilità di ricarica in mare. Questo significa che, dato che c'erano, se non sbaglio, 3 unità nordvietnamite segnalate come in mare, tutto questo lascia molti, molti grossi dubbi. Cioè, all'interno della comunità di intelligence americana, cioè, questa cosa qua è... lo specialista del sonar della nazione, della nave in azione, che preso dal panico o con insufficiente addestramento, ha preso il rumore dell'elica di altre navi americane che, scusate il termine motociclistico, che sgasavano e le ha prese per le eliche siluri, quindi continuavano a lanciare allarmi siluro che in realtà non era possibile ci fossero. Il capitano di vascello Stockdale, che poi era uno dei più famosi prigionieri di guerra americani in Nord Vietnam, dell'aviazione navale, che era in servizio su una delle portaerei che quella notte faceva parte dell'operazione, dice: io ero nella posizione migliore per vedere, perché ero in alto col mio aereo a circuitare e non c'era nessuno in quel mare nero, c'erano soltanto delle unità americane che in qualche caso, dice, mi sembra si stessero cannoneggiando fra loro perché non avevano capito chi era l'attaccante e chi era il difensore, ma unità nemiche non ce n'erano. Ritornato sulla porta aerei, sfinito dopo una missione notturna, vado a dormire, vengo buttato giù dalla branda e mi dice: no, deve partire l'attacco di retaliation, cioè di rappresaglia. E lui ha detto: retaliation for what? Rappresaglia per che cosa? Questo episodio del Tonchino è stato quello che poi ha scatenato, diciamo, l'escalation americana, ma molto probabilmente non è mai avvenuto. Aggiungo una cosa: uno degli agenti con cui sono entrato in contatto, che non era della CIA ma dell'Army Intelligence e poi della DIA, era un interrogatore ufficiale dei prigionieri nordvietnamiti e Vietcong. Era uno degli pochi americani che sapevano veramente parlare e comprendere il vietnamita. Ha pure sposato una vietnamita. E diceva: io anni dopo ho interrogato un comandante di unità militari, di unità navali nordvietnamite che avevamo fatto prigioniero, ed era il comandante di quel gruppo di unità, di quella divisione, loro la chiamano, quelle che noi chiameremo sezioni, neanche le squadriglie, sezioni di 3 unità, i nordvietnamiti le chiamano divisioni, che era stato accusato, secondo le deduzioni americane, avrebbe dovuto essere quel reparto che ci aveva attaccato. E lui dice: guarda che le nostre unità, diceva sto comandante, non avevano né l'autonomia né la tenuta al mare per arrivare così al largo. Ed era vero, se voi vedete il primo attacco, quello che è successo veramente un paio di giorni prima, era molto più sotto costa. Questa cosa qua, tutta questa scena qua successiva, era fuori dalla portata delle unità nordvietnamite che allora erano in servizio, la 135esima divisione, se ben ricordo, di queste motosiluranti. Quindi è stata proprio un'escalation basata sul nulla. Devo dire però che lo stesso Johnson
Mesi dopo, in occasioni simili, dice, ma stavolta è davvero o come quella volta là che stavano sparando e poi non stava sparando nessuno? Quindi anche qui l'inefficienza, la sciatteria non è una caratteristica esclusivamente italiana. Insomma. Qui un comandante di battaglione sudvietnamita che diciamo con un'aria decisamente aggressiva porta via un sospetto Viet Cong. La determinazione dell'esercito sudvietnamita è qualcosa che è sempre stato sottovalutato e guardato un po' dall'alto in basso. Io mi limito a dire questo: il tasso di diserzioni nell'esercito sudvietnamita era molto alto, ma quando il primo reparto americano organico di fanteria ha messo il piede in Vietnam verso la metà del 65, cioè un'unità di Marines, il soldato sudvietnamita medio aveva alle spalle 7 anni già di servizio attivo in guerra. L'americano era soltanto da stare lì un anno, 13 mesi se era un marine, un mese in più se era un marine, e poi sarebbe tornato a casa per sempre. Quanti lustri si possono chiedere di servizio attivo, continuativo in guerra a un sudvietnamita, ma fosse anche a un prussiano di Blücher, a un francese di Napoleone, prima che dica basta, ho dato abbastanza. Insomma, un conto è prestare servizio per un anno, un conto è prestare servizio tutta la vita, ogni tanto qualche licenza, senza una prospettiva che... quale che fosse. È chiaro che dopo un po', dopo 5, 10, 15 anni, uno diceva basta, anche se dentro di sé si poteva sentire un eroe. Semplifico molto, però è evidente che con quelle premesse non puoi aspettarti che la gente presti servizio attivo in guerra indefinitamente. Qua una cosa che giustamente, Luca, tu metti in visione, questa foto di questo militare calato in un tunnel. Un bel numero di americani è morto per soffocamento perché finiva in questi tunnel e non riusciva a venirne fuori. Il soldato vietnamita medio, nord o sud, non cambiava molto, era 1,54 m per 47 kg. Quindi non era soltanto una questione di bassa statura, era una questione di complessione fisica estremamente minuta. Cose che sembravano impossibili per un fisico occidentale, invece un fisico nord vietnamita, Viet Cong, insomma l'etnia è quella, rendeva transitabili dei passaggi che per un fisico occidentale erano assolutamente intransitabili. Più di uno ci lasciò la pelle per soffocamento. I coreani, ecco, quattro parole perché ormai appunto il tempo stringe. I primi tempi che facevo le mie ricerche per il libro, quello del reference book, La cronaca della guerra del Vietnam, dicevo, ma caspita, c'era tutta questa fascia centrale, centro costiera del Sud Vietnam, dove non succedeva praticamente mai niente. Dicevo, ma chi lo sa come mai? Probabilmente lì o non c'erano obiettivi strategici importanti, o i Viet Cong, i nordvietnamiti, non è che potevano essere presenti dappertutto con la stessa efficacia, ovviamente. No, signori. Era perché era la zona presidiata dal corpo d'armata coreano. Lì non succedeva niente. I coreani non erano lì per conquistare la loro causa cuori e menti, erano lì per vincere la guerra. Ed è chiaro che un approccio del genere faceva sì che con diciamo metodi anche brutali, se vogliamo essere eufemistici, la zona di territorio assegnata ai coreani era chiaramente sicura e sotto controllo. Qui vedete le due divisioni di fanteria coreane erano in quelle zone, diciamo, quadrettate in rosso. La brigata di Marines, i dragoni blu, erano un po' più a nord perché agivano di concerto anche con i Marines americani. E i dragoni blu dei Marines in particolare erano quelli dall'attitudine un po' più feroce, secondo gli standard occidentali. Furono ritrovati documenti su ufficiali nordvietnamiti uccisi, in cui c'era l'ordine tassativo di evitare a qualunque costo scontri con i coreani. Tanto erano temuti, erano molto disciplinati e facevano paura. Per cui
è evidente che in quei settori, se si vuole prescindere da aspetti di carattere morale, la situazione era molto più sotto controllo che negli altri settori. Furono i primi alleati non americani ad arrivare, nel 65 furono gli ultimi alleati non americani ad andarsene nel 73. Diciamo, i giudizi sono stati anche un po' contrastanti, perché dopo che da Seul arrivarono ordini precisi di limitare le perdite, per coinvolgersi in operazioni congiunte con gli americani, il comando coreano continuava a chiedere sempre più appoggio aereo, artiglieria, e gli americani dicevano: allora, se volete tutto, è meglio che non facciate niente, insomma. Però c'era questo input politico da Seul che faceva sì che ci fosse un eccesso di prudenza nelle operazioni offensive coreane da un certo punto in poi. Andiamo avanti. Ecco, qua invece è il Nord Corea. Un gruppo di piloti da caccia nordcoreani, il cosiddetto gruppo Z, prestò servizio dall'inizio del 67 fino all'inizio, proprio inizio del 69, nella caccia a fianco della caccia nordvietnamita. Due gruppi, diciamo, di MiG-17 e un gruppo di MiG-21, progressivamente, non partirono così, partirono con un gruppo di MiG-17, poi se ne aggiunse un altro, poi un altro di MiG-21. E all'incirca 87 piloti nordcoreani ruotarono in teatro in quella guerra. Ci furono accordi molto precisi e discussioni molto approfondite, perché era abbastanza difficile gestire un'operazione congiunta del genere, con lingue diverse, procedure diverse, ma è una curiosità, se vogliamo, che i nordcoreani fornissero sia questi piloti, questi equipaggi di questo gruppo da caccia, detto gruppo Z, e dall'altro degli artiglieri contraerei, un po' come i cinesi. Ed è curioso riportare i ricordi dei cinesi, ecco, i ricordi dei cinesi, che dicevano: al di là del fatto che decine di artiglieri nordcoreani, dicono i cinesi, sicuramente sono morti per via dei bombardamenti americani, i cinesi hanno registrato poco più di 1500 morti in Vietnam, in buona parte gente che armava le batterie contraeree nordvietnamite. Ma questi nordcoreani, dice, spesso, senza nessun allarme, sprecavano preziose munizioni sparacchiando al cielo, gridando slogan a maggior gloria del loro caro leader. Ci fa un po' sorridere che diciamo, l'esaltazione ideologica di cui erano iniettati i nordcoreani facesse sì che anche in Vietnam, sul campo di battaglia, questi, non in caso di attacco aereo, ma semplicemente facevano un po' di fuochi d'artificio, sparando con le loro mitragliere contraeree, urlando slogan a favore del grande Kim Il-sung. Qui, ecco, gli stranieri in incognito, come giustamente li ha definiti Luca. A sinistra vedete i piloti taiwanesi, che pilotavano gli U-2 americani in partenza da Kubi Point nelle Filippine. Perché taiwanesi? Perché andavano a fare delle ricognizioni sulla Cina popolare in funzione dell'individuazione delle linee di rifornimento che dalla Cina arrivavano in Vietnam. Cioè, era sempre in relazione a tenere d'occhio cosa succedeva in funzione della guerra del Vietnam. La Cina e l'Unione Sovietica hanno rifornito a piene mani il Nord Vietnam di materiale bellico, e loro, partendo da Kubi Point, ci fu almeno un caso in cui un aereo fu abbattuto con la morte del pilota taiwanese. Altri piloti taiwanesi in gruppo, i Black Bats, quelli di Kubi Point erano i Black Cats, i gatti neri, i Black Bats, cioè i pipistrelli neri, invece, erano in servizio in Sud Vietnam per missioni speciali di trasporto e di aviolancio truppe. Qui artiglieri contraerei cinesi in Nord Vietnam, come vi ho detto, 320.000 cinesi hanno prestato servizio in Nord Vietnam, con un picco massimo contemporaneo di 56.000 soldati cinesi presenti sul Nord Vietnam, in gran parte, come vi ho detto, o nel genio di retrovia o nell'artiglieria contraerea. Andiamo avanti. E tecnici sovietici. I sovietici hanno avuto almeno 16 morti, in gran parte piloti da caccia, ma sicuramente, e probabilmente anche qualcosa di più di questi 16,
nell'artiglieria contraerea. Il sistema missilistico di difesa aerea nordvietnamita non avrebbe mai potuto essere messo in pista senza l'intervento in prima persona e fattivo dei tecnici sovietici, qui vedete frammisti fra loro e gli artiglieri missilistici nordvietnamiti. Anche questa è una presenza che è stata a lungo sottaciuta, insomma, se così vogliamo. Ultima slide debitamente censurata dal sottoscritto, qui si vedeva in realtà un cadavere, quindi insomma era meglio mea culpa effettivamente. Una delle operazioni segrete, c'è chi dice che fu l'unica cosa che funzionò per gli americani in Vietnam, l'operazione Phoenix. Sostanzialmente gli americani volevano catturare a scopo informativo o eliminare i membri della cosiddetta VCI, dell'infrastruttura, Viet Cong Infrastructure, cioè dell'infrastruttura politica e logistica Viet Cong al sud, quindi gente frammista alla popolazione civile nei villaggi. Questa operazione terminò nel maggio del 70 circa, con oltre 20.000 morti, cioè fu un massacro. I nordvietnamiti ammisero che questa fu di gran lunga l'operazione più pericolosa, perché gli aveva menomato fortemente la loro infrastruttura di persone piazzate nei vari villaggi, sia per sorveglianza che per l'organizzazione dei rifornimenti. E c'è tutta una polemica che non è mai finita sul fatto se questa sia stata una semplice campagna di omicidi di massa spersonalizzati o che cosa. Un ufficiale di collegamento americano, che però ha lavorato solo per pochi mesi, però, per cui non mi sembra un testimone significativo per un'operazione che è durata anni, ma è secondo me importante quello che dice, guarda che non è che si avesse un elenco telefonico dove andare a prendere Tizio Caio, la procedura era: un team dell'operazione Phoenix entrava in un villaggio, ed erano sempre sudvietnamiti della Polizia Nazionale, della PRU, Province Reconnaissance Units o unità del genere, mettevano le mani sul primo contadino che trovavano, di solito questo era talmente terrorizzato che non riusciva a spiccicare una parola, gli mettevano in testa un sacchetto con i buchi per gli occhi perché potesse vedere, gli mettevano una specie di guinzaglio al collo e gli dicevano: bene, adesso facciamo il giro del villaggio. Quando, dov'è che abita Nguyen tal dei tali? Quando noi passiamo davanti alla casa di quello, tu ti gratti la testa, così noi capiamo che quella è la casa dove abita quello che stiamo cercando. Questa cosa andava avanti e questi tornavano di notte, bussavano alla casa dove quello là si era grattato la testa per dire abita qui, e chiunque si fosse presentato alla porta sarebbe stato abbattuto. Capite che queste operazioni qua a briglia lunga hanno portato ad eccessi notevoli. Poi ci sono state molte restrizioni quando è venuto fuori che appunto certe cose erano gestite, diciamo, con la manica larga, per usare un eufemismo. William Colby, che era ai vertici ormai della CIA, ma era stato un po' uno dei cervelli e dei motori di questa operazione, ha sempre detto: prima di tutto la maggior parte di questi morti è avvenuta in combattimenti d'incontro, quindi non è stato agguato di tipo poliziesco. E poi dice: noi avevamo l'obiettivo di raccogliere delle informazioni soprattutto, e le informazioni non le raccogli dai morti, quindi l'obiettivo non era quello. Sta di fatto che 20 e passamila morti, fino a 26.000 secondo certe cifre, secondo certe stime, sono un numero enorme, e si sa anche di qualche caso dove il locale distributore sudvietnamita della Pepsi-Cola, dico per dire, voleva far fuori il rivale della Coca-Cola, lo indicava come un membro dell'infrastruttura Vietcong, così la Phoenix lo faceva fuori. Sarà stato un caso su mille, ma succedeva anche quello. Operazioni del genere portano inevitabilmente a eccessi di questo tipo. E anche qua c'è parecchio da scavare. Siamo arrivati alla fine? Tra l'altro, sì, c'è parecchio da scavare. Oltretutto ci sarebbero qua altre domande, ma che riguardano anche magari qualcosa riferita
alla questione ovviamente coreana, c'è la gente che tra parentesi adesso vuol dire, insomma, i rapporti sono un po' diciamo tesi, diciamo, possiamo dire così, che se ti va Alessandro magari possiamo traslare magari in una prossima live. Perché anche no? Sulla guerra di Corea, che non sarebbe malvagio riprendere. Infatti giustamente Buorio dice qui si necessita di un'altra live. Perché... guardate, queste cose hanno un fascino tale, abbiamo dovuto forzatamente condensare, ma ognuno di questi temi meritava una live, ma una live di interesse, non sbrodolata, perché i temi, il modo in cui sono maturate certe cose, certi dietro le quinte sono davvero affascinanti. Il contatto poi con certi personaggi, con certi protagonisti, porta sempre fuori. Ho parlato con il contrammiraglio Cathal Flynn, che all'epoca dei norvegesi era uno degli istruttori SEALS dei commandos vietnamiti, e lui diceva: guarda, io ero un giovane ufficiale dei SEALS, diplomato da poco, e francamente mi sembrava un tantino arrogante andare lì a fare da istruttore a dei commando sudvietnamiti che avevano alle spalle anni di operazioni reali nelle condizioni più spaventose. Quindi c'era anche questo effetto strano, insomma, le cose che succedono un po' dappertutto, la faccenda lì dei sacerdoti, le stesse memorie degli ex agenti della CIA, c'è parecchio da fare, è tutto molto tristemente affascinante, insomma, altro che fumetto, ecco, altro che James Bond, nel senso che queste sono la realtà, ed è vero, la realtà, uno delle molle che mi spinge a occuparmi di queste storie è che la realtà supera sempre la fantasia. Allora, dato che si tratta di James Bond, bisogna chiamare Giovanni Cecchini. Senti, allora, io intanto ringrazio tantissimo te e ovviamente chi è stato tutto questo tempo ad ascoltarci, sei stati anche un bel numero, quindi grazie mille. E a questo punto io vi rimando alla prossima live, che sarà venerdì prossimo, si parlerà sì di guerra, ma in età moderna. Avremo diversi ospiti, tra cui due che conoscete anche molto bene, cioè Accademia dei Pugni, cioè Morgera e Mardegan, e anche un altro esperto della materia. Quindi si parlerà della prima età moderna, in realtà si arriverà fino al 700, però insomma ti invito, Alessandro, insomma, a dare un'occhiata quando ci sarà, cioè venerdì prossimo. Io di nuovo ti ringrazio, Alessandro, grazie a te, grazie a voi, e ci vediamo alla prossima live ancora qui. Grazie. Ciao Luca, grazie a tutti, buona serata.